giovedì. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Alleluia. Santi martiri, eredità e corona, meri sul tuo popolo. Nel nome di San Gerardo, perdona i nostri debiti, rinnova i nostri dolori. Testimone di Cristo, confermo col suo sangue l'annunzio della fede. Amico del Signore, egli non sia la gloria per la mia della luce. La luce del tuo martire ci guidi nel cammino verso la meta eterna. Sia onore e gloria al Padre, al Figlio, al Santo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen. Dio mio amore, mio rifugio, in te io confido. Vedete, Signore, mia roccia, che addestra le mie mani alla guerra, e di chi alla battaglia. Mia grazia e mia fortezza, mio rifugio e mia liberazione, mio Dio in cui confido, colui che mi ha soggetto i popoli. Signore, che cosa l'uomo per te dei tuoi figli, l'uomo per te degli altri cieli. L'uomo è come il soffio, i sei giorni come ombra che passa. Signore, vieni nel cielo e scendi, tocca i monti ed essi tremano. Le tue pagreti sperano i nemici, lancia frecce e sconvolgili. Stendi dall'alto la tua mano, scappami e salvami dai cadaveri. Dalla mano degli stranieri, la loro bocca dice menzogne, e alzando la destra giurano il falso. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre, nei secoli dei secoli. Dio mio, amore mio rifugio, in te io confido. Beati popolo che ha Dio per Signore. Mio Dio, ti canterò un canto nuovo,
suonerò per te sull'arpa 10 corde. E che dai vittoria il tuo consacrato, che liberi Davide il tuo servo. Salvami dalla spada inimico, liberami dalla mano degli stranieri. La loro bocca dice menzogne, e la loro destra giura i falsi. I nostri figli siamo come piante, cresciute nella loro giovinezza. Le figlie come colonne d'acqua nella costruzione del tempio. I nostri granai siamo pieni, trabocchino di frutti d'ogni specie. Siano migliaia i nostri greggi a miriadi nelle nostre campagne. Siano carichi i nostri buoi, nessuna greggia, nessuna incursione, nessun gemito nelle nostre piazze. Vieni, popolo, che possiede questi beni. Vieni, popolo, che vive il Signore. Gloria. Noi ti rendiamo grazie, Signore Dio Onnipotente, che sei credi, perché hai messo mano alla tua grande potenza, hai instaurato il tuo regno. Le genti fremettero e giunta l'ora della tua ira, il tempo di giudicare i morti, di dare la ricompensa ai tuoi servi, ai profeti, ai santi e a quanti temono il tuo nome, che come è grande. Ora sei compiuto la salvezza e la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo. Poiché è stato precipitato l'accusatore, colui che accusava i nostri fratelli, davanti al nostro Dio giorno e notte. Essi l'hanno vinto per il sangue dell'agnello e la testimonianza del loro martirio, che hanno disprezzato la vita fino a morire. Esultate dunque, o cielo, rallegratevi e gioite voi che abitate in essi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. La salvezza e il regno del nostro Dio. Della prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi, perché anche nella rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Beati voi, se venite insultati per il nome di Cristo, perché lo Spirito della gloria e lo Spirito di Dio
riposa su di voi. O Dio, ci hai messo alla prova e ci hai dato sollievo. O Dio, ci hai messo alla prova e ci hai dato sollievo. Ci hai assaggiati nel fuoco come l'argento e ci hai dato sollievo. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. O Dio, prova e ci hai dato sollievo. Nel regno dei cieli è la dimora dei santi, il loro riposo è l'eternità. L'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, colmato di bene gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre e al Figlio, e allo Spirito Santo, era nel principio, ora e sempre, nei secoli, nei secoli. Dimora dei santi, il loro riposo è l'eternità. Nell'ora in cui Cristo, Re dei Martiri, offrì per noi la sua vita, nella cena pasquale e nell'oblazione cruenta sulla croce, si innalza a Lui la lode della Chiesa. Noi ti lodiamo e ti adoriamo, Signore. Ti lodiamo e ti adoriamo, Cristo, causa e modello di ogni martirio, perché ci amati sino alla fine. Noi ti adoriamo, Signore. Perché chiamati peccatori pentiti al premio della vita eterna. Noi ti adoriamo, Signore. Perché hai comandato alla tua Chiesa di offrire il sangue della nuova ed eterna alleanza sparso per la remissione dei peccati. Perché in questo giorno ci hai dato la grazia di perseverare nella fede. Perché hai associato molti fratelli alla tua morte redentrice. Ti preghiamo, Signore, con la mediazione materiale dell'Immacolata, del Santo Padre, per la nostra comunità, per le nostre missioni missionarie, per le vocazioni, parenti e benefattori, per tutti coloro che si affidano alle nostre preghiere, per la conversione dei poveri peccatori e per la pace nel mondo.
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. O Signore, conceda al tuo popolo che si annieta nel ricordo del martire San Gennaro di godere in terra della sua protezione e di condividere il suo trionfo nel cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Mi diciamo il Signore. Angelus Domini, sia di Dio. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, grazie tuam quesumus Domine mentibus nostris infundi, ut qui angelo Christi Antichristi fili tui commissionem pro nobis, per passione meius et crucem ad resurrectionis gloria peccamo, operendum Christum Domino nostrum. Amen. Gloria Patri Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Gloria Patri Filio, cento tre.
sia lodato e ringraziato in ogni momento. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Dolce cuore del mio Gesù. Dolce cuore di Maria. Visita Santissimo Sacramento, 22ª visita di Sant'Alfonso Maria di Liguori. Gesù, somigliato perché ci ama. Accendimi, Gesù, una gran fame di stare continuamente alla tua presenza, o mio Gesù sacramentato, e di riceverti e tenerti sempre in compagnia. Sarei un ingrato se non ci accettassi così dolce e cortese invito, Signore, distruggi in me tutto l'affetto alle cose create. Tu vuoi che solo Tu, mio Creatore, sia l'oggetto di tutti i miei sospiri, di tutti i miei amori. Ti amo, Gesù. Ti amo, amabilissimo del mio Dio. Non cerco da Te altro che Te. Non voglio la mia felicità. Voglio e mi basta la Tua contentezza. Accetto, mio Gesù, Gesù mio, questo buon desiderio di un peccatore che ti vuole amare. Aiutami con la tua grazia. Fa che io, misero schiavo dell'inferno, sia di oggi innanzi schiavo felice del tuo amore. Ti amo, Gesù mio bene, sopra ogni bene. Comunione spirituale. Gesù mio, io credo che sei presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa, ti desidero nell'anima mia, poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che abbia me a separare da te con il peccato. Visita a Maria Santissima. Dolcissima Signore, Madre mia Maria, io sono un vile ribelle del tuo gran figlio, ma pentito ricorro alla tua pietà perché tu mi ottenga il perdono. Non dirmi che non puoi, mentre San Bernardo ti chiama la ministra del perdono, a te ancora tocca aiutare chi sta in pericolo, chiamandoti San Defro, soccorritrice dei peccatori. Canterò in eterno le misericordie di Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Maria Santissima, Madre del Santissimo Sacramento, sia lodata e ringraziata in ogni momento. Sia lodato e ringraziati in ogni momento. Sia lodato e ringraziati in ogni momento. Dolce cuore del mio Gesù. Dolce cuore di Maria. Signor, procede in Dio.
laudatio. Amen. Pane de cielo presidistis. Oremus, Deus qui nobis sus sacramento mirabili passione tua memoria redequisti tribeque sumus. Ita nos corpore e sangue di tui sacra misteria venerari, ot redenzione tu fruttimi nobis giusensiamus, qui se regnas in secula seculorum. Oremus pro pontifice nostro Francisco. Dominus conservet eum et vivifice ceum et beato fascia Deum et intrada Deum in anima inimi corum eius. Dios sia benedetto. Medito su santo nome, medito Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, medito i nomi di Gesù,
Vedi tu il suo sacratissimo cuore, vedi tu il suo preziosissimo sangue, vedi tu Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, vedi tu lo Spirito Santo Paraclito, medita la gran mano di Divino Dio Santissima, medita la sua Santa Immacolata Concezione, medita la sua gloriosa Assunzione, medito il nome di Maria Vergine Madre, medito San Giuseppe suo prestissimo sposo, benedetto il Dio e i suoi angeli e i suoi santi. Laudate Domino omnes gentes. Preghiera a Santa Chiara d'Assisi. O Vergine Serafica Santa Chiara, per il tuo distacco dalle cose terrene e per l'amore che portassi a Dio e per la pazienza eroica con cui sopportasti le umane tribolazioni, la tua vita fu veramente uno spettacolo sublime di bellezza agli angeli, di cui emulasti la contemplazione e il candore agli uomini sui quali spargesti ogni sorta di benefici temporali ed eterni, al mondo che restava da te confuso nei suoi visi e nei suoi errori. Dall'alto seggio della tua gloria, dove godi ora il meritato premio di tante virtù, ti piaccia, o grande santa, rinfrancare la nostra debolezza, sicché corriamo con passo sicuro e deciso per gli ardui sentieri della perfezione cristiana. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Qui in tutte le chiese che sono nel mondo,
Sacro Cuore di Gesù e di Maria.